Il candidato sindaco di Ventimiglia Gabriele Sismondini questa mattina ha incontrato gli abitanti di Via Tenda. Oggi siamo venuti qua, pensiamo sia doveroso dover fare un gazebo proprio in questa zona che in questi anni purtroppo è stata la zona più colpita dal fenomeno migratorio. Siamo proprio vicini qui alla sponda destra del fiume dove purtroppo continuano da tanti anni degli accampamenti. Non tanto tempo fa una grandissima operazione delle forze dell'ordine ha sgombrato la zona in faccia alla chiesa delle Gianchette che ormai era diventato un dormitorio anche forse con uno scambio di affitti di situazioni terribili, quindi noi vogliamo essere vicini agli abitanti di Via Tenda, agli abitanti delle Gianchette e vorremmo provare a dare con la nostra vicinanza il dialogo, cercare una soluzione per questo problema che ormai è annoso. Le persone non ce la fanno più e sarà una delle nostre priorità cercare di ridare dignità a questo quartiere e alle persone che ci abitano. Gli abitanti di Via Tenda in questi anni dalla scorsa amministrazione sono stati presi in giro continuamente, hanno fatto campagna elettorale su questa zona, hanno detto che avrebbero risolto il problema dell'immigrazione e della sporcizia nel letto del fiume e invece ancora oggi siamo peggio che prima, quindi noi esprimiamo la nostra grande solidarietà agli abitanti di questa zona e promettiamo la nostra vicinanza e la risoluzione dei problemi insieme. Proveremo insieme alle forze dell'ordine, insieme agli organi competenti a capire quali potranno essere veramente delle azioni per perlomeno tamponare questa situazione, perché non si può vivere in questo degrado, non si può vivere in questa sporcizia e in questo sentimento di non sicurezza. Quindi noi veramente garantiamo la nostra vicinanza a tutta la popolazione di Via Tenda.